Buongiorno carissimi amici dell'Ippodromo di Palermo. To, guarda chi si rivede. Siamo da Luciano Messineo. Intanto Luciano, complimenti per la tris. Grazie. Bravissimo, Pegaso Bypass. Ogni tanto tocca pure a me, dai. Infatti. E noi ci eravamo organizzati per venire, se vi ricordate, Luciano, qualche convegno addietro ha fatto un poker di vittorie. Allora, indimenticabile, poi, giorno 13. Certo, la telecamera è spenta, abbiamo promesso a Luciano che qualcosina la dovevamo pur inventarci. Visto perché, che i calciatori detto, si portano un pallone, dico con i driver. E allora abbiamo chiesto al signor Lorenzo Salafio, che è consigliere della IRES, che è sempre sensibile a queste cose. Mi sono andato a informare con la fotografa del campo se ti aveva immortalato, e così fu. E quindi allora vediamo un po', caro Luciano, giusto per ricordarci del tuo primo poker. Ecco qua, questo lo poggio qua a terra, delicatamente. Abbiamo immortalato le quattro vittorie. Che con i quattro assi anche. Con i quattro poker d'assi. E strappiamo pure una promessa. Tutti i driver adesso che faranno un poker di vittorie, se sarà presente la nostra cara Maria Luisa, che è la fotografa del campo, noi ci impegniamo a consegnare un bel poster. Quindi tu sei il primo e speriamo di una lunga serie, tanti successi. E io vi ringrazio, a voi e alla società. Ecco, questo per te. Okay. Però dico, non è che grazie, te la cavi così su due piedi. Dobbiamo... Ecco, facciamo, immortaliamo a Luciano. Tai B, Pegaso Bypass, Porto Cervo e Royal Viking. Poker d'assi, per giorno 13 ottobre. Allora, come ti dicevo, già che siamo qua, abbiamo dato un'occhiata al programma e sei, diciamo, iper impegnato domani. E quindi è giusto analizzare il programma di domani. Ti libero. Nel frattempo ci siamo liberati dell'ingombro, che poi dicono. Non è ingombro, sono dei ricordi più che altro. Infatti. Perché non è che da tutti i giorni fare quattro primi. E poi è stato il primo, è giusto. Il primo, non si scorda primo, mai. Quello no. E allora dicevamo, Luciano, allora non te la cavi così subito, lo so, dobbiamo lo so. Analizzare il convegno di domani in pista 85 cavalli, inizio del convegno alle ore 14.45 e subito la scuderia Luciano Messineo & Company in pista nella corsa Spinante Allievi col numero 11 Rayon GV. Allora. Ascolta, il cavallo l'ho dato partente perché prima non aveva delle corse da fare, perché o fa centrali o fa queste corsettine così. L'altro giorno ho fatto una corsa dove vinse il Regale, che cavalli sempre che fanno, sì, che hanno fatto i centrali, doppio chilometro. Sì, 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 sì. E fa quarto 16.4, 16.5, non mi ricordo, sì, perché lui è un cavallo distanza, che ha tanta velocità e sa anche girare di fuori. L'ho dato partente perché prima speravo che non rimanevano tanti cavalli, perché aveva un bruttissimo numero. Ne ho approfittato che è rimasto con l'11. La guida mi sembra anche ottima, perché è un ragazzo che è affidabile, no, e poi ha dimostrato di sapere guidare, ecco, perché non è che è così facile guidare con 18-20 cavalli in pista, anche loro devono fare anche molta pratica. La tua terna, allora? La mia terna, allora, l'11 Rayon GV non lo posso togliere perché sono molto fiducioso su questo cavallo. Poi ho visto lavorare discretamente una cavalla che per me scende anche di categoria, perché io l'ho sempre fatta una discreta cavalla, che è Rea Silvia Est. Silvia Est, sì. Abbastanza chiacchierata, già ho sentito, ho visto questo lavoro. Sì, una cavalla, dai, una cavalla che ha corso con dei cavalli, secondo me, molto superiori di questi cavalli, sì, qua, sì. Senza demeritare i cavalli che ci sono ovviamente, in corsa. Ovviamente, consideriamo che non corre da luglio, tra sì, l'altro. Sì, non corre da luglio, sì, perché sì, ha da tanto che no, però l'ho vista lavorare e non mi è sembrata così male. Dico, è una cavalla che anche si presta tantissimo a partire, per cui 2000 metri, non so come possa rientrare, però con la guida di Salvo Cintura. La cavalla, che è una cavalla discreta, per cui dico 11-2, e un altro cavallo che io l'ho guidato con il numero 15, che sono arrivato secondo, ho fatto una bella corsa, è Rea Gambi, il numero 4, perché è un cavallo che sa anche partire, un cavallo duttile, e mi piace tantissimo, dico la verità. Benissimo, allora questa è la terna della prima 11, corsa, 11-2-4, sì. Ok.
Passiamo adesso alla seconda corsa. Seconda corsa, anziani in pista, 13 cavalli al via, la distanza è quella del miglio, la categoria è una categoria F, un rapporto di scuderia tra il numero 3 Impeto Caff e il numero 4 Orca Caff. Tu sei in pista col numero 6 Porto Cervo. Autore. Autore delle quattro vittorie che abbiamo fatto. L'ultima è una vittoria. Ascolta, il cavallo dirti non mi piace sarebbe bugiardo. È che purtroppo i numeri sono quelli che sono. Lui non è che sia un grandissimo partitore, però è un cavallo che ha molto cuore, sì, sì, molta resistenza, sa girare di fuori. E non è quello il problema. Tutta la corsa la dobbiamo per forza crearla. I cavalli che mi piacciono sono Porto Cervo, Impeto Caffi, perché l'altro giorno ha in corsa, mi sembra sempre categoria F, ha corso 2000 metri in testa, però non è la sua distanza. Sì, un poco alla fine. Magari, sì, un cavallo anche di 1000 battaglie, per cui anche lui avrà pure le sue ragioni. Mi piace il 3, mi piace il 6. E per chiudere la terna. E per chiudere la terna, mi piace il numero 1 Mini Cube. Mini Cube. E ti do un'altra cavalla, che per me è una cavalla solo che è molto sfortunata, che è l'altra mia di scuderia, che è Penelope Cube, che a me piace tantissimo. Penelope, sì, sì. Perché al rientro da Siracusa ha fatto 17.000 metri, l'altro giorno 6 partenze chiamate nella corsa Caninacci, cioè, a Buonallievi, sì, sì. Si è un po' arrabbiata, però la cavalla, sai, sono di quei cavalli un attimino che vogliono stare un po' più tranquilli, però non siamo riusciti. Non era la corsa, infatti, adatta. Quindi hai abbastanza fiducia anche sul sì, sul sì, ti dico la verità. Sì. Benissimo, ok. Passiamo adesso alla quarta corsa. La quarta corsa sono i cavalli di 3 anni al via, 15 in pista, la distanza è quella del miglio, un rapporto di scuderia tra il numero 3 Sole Nascente e il numero 11 Sasca Chuck GSM, corsa inserita nel palinsesto dell'Ippica Nazionale, e tu sei in pista col numero 13 Sinnai. O Sinnai. Vabbè, fai tu. Sinnai. Chiamiamolo Sinnai. 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 Come si suol dire, vai avanti. Sinnai, stai a casa. Luciano. Ascoltami. Lui è anche un cavallo che purtroppo a Siracusa, dopo le prime due corse, mi si è fatto male a un piede. Mm. Purtroppo sono disgrazie che capitano ai cavalli. Sono rientrato l'altro giorno, che aveva anche il numero 6. Sono rimasto di fuori, però non l'ho spinto più di tanto, perché non aveva solo un piccolo lavoro a sulchi, però cercavo di metterlo in corsa. È venuta malissimo. E ho cercato di fargli finire il percorso con del buono in mano, ecco, senza arrivare proprio all'ultimo buco. Il numero è quello che è. Lui è un cavallo che si presta tanto a partire, però mettiamolo nella terna, sono molto fiducioso. Sì. I cavalli che mi piacciono tantissimo sono questi due che hai detto tu poco fa di scuderia, Sole Nascente e Sasca Chuck. Sì. Sì. 3-11, quindi sì. 3-11-13. Vuoi ampliare, visto che è corsa nazionale? Voglio ampliare, un altro cavallo che ha corso l'altro giorno bene è stato il numero 8 Chade de Veltri. Chade de Veltri, sì. Con Giuseppe Porci. Sì, Giuseppe Porci. Ok. E siamo all'appuntamento clou della giornata, il centrale, riservato ai puledri di 2 anni. 6 cavalli al via, la distanza è quella del miglio. Tu sei in pista col numero 6, Taibi. Taibi. Senti, la cavalla sta correndo abbastanza bene già da quando è al debutto. Mm-hmm. L'altro giorno sono andata in testa, ha fatto 17.3. Lei è una cavalla che ancora ha poche corse in carriera, ancora mi fa qualche difesa che ancora devo correggere. Certo. Però non è che dall'oggi a domani puoi correggere questa difesa che fa nell'ultima curva. Magari lo fa perché non si è mai ritrovato il cavallo all'esterno e magari non è così impegnata, certo, da non poterlo fare. Senti, io sono molto fiducioso della cavalla, che l'altro giorno fa 17.3 e arrivo anche senza sollecitarlo. Però, tanto di cappello per la cavalla di Natale Cintura, tala Barteria. Sì. Un'altra cavalla che sta correndo bene è il Tuono di Venere, però io ti ripeto, io faccio il centrale perché spero di poterlo vincere, però c'è da battere dei cavalli che già hanno corso in centrale e lo abbiano vinto. Sì. Ecco. Va bene. I cavalli sono questi tre. 2, 4, 6, sì. La tabellina. 2, 4, 6. Perfetto. Ok, Luciano, allora passiamo adesso all'ottava corsa, l'ultima corsa in cui tu sei impegnato con un debuttante, Olson Lady. Allora, è una corsa bella, di categoria D, abbastanza qualitativa, con 9 cavalli al via, sulla distanza del miglio. Io ho dato un'occhiatina alla scheda di Olson Lady, ho visto che nell'ultimo anno, praticamente, in 20 corse, 9 vittorie e 8 piazzamenti. Una specie di banca. Sì, chiamiamolo così.
È un cavallo che conosco abbastanza bene, perché è un cavallo che si fa notare parecchio, ecco, perché sempre alla guida, se non erro, di Enrico Bellei, sì, perché l'aveva come allenatore Casillo, se non erro, sì. Senti, è un cavallo che sa partire fortissimo, perché quello l'ho visto, sa partire. Un cavallo che mi si viene affidato, sicuramente lo porteranno sotto allenamento, forse Biagiolo Verde, può essere Croce. Non ti so dire, perché non lo so. L'ho visto proprio stamattina. È un cavallo, sì, secondo me alzo un po' il tiro, ti dico la verità, perché categoria D, io non so sul quale categoria è stato, perché giustamente vincendo tanto, cioè. Sì. Comunque è una categoria molto impegnativa, dove ci sono dei cavalli che hanno dimostrato, come un cavallo che a me piace, come me piacerà anche a tanti altri, Locomotion Noemi, che la corsa al rientro l'altro giorno, sì, ha fatto uno la corsa Gentleman, ha corso, sì, abbastanza che ha bene. Vinto benissimo. Poi ci sono degli altri cavalli, come Metello, che ha fatto una buona riqualifica, non solo l'altro giorno, l'altro, come... Sì, 14 frazioni in una corsa, che c'è stato che abbastanza buon movimento. Cavallo, Dico, per farlo correre a Natale con il numero 9... sicuramente avrà del buono in mano. I cavalli che mi piace sono Metello, Locomotion Noemme e, ascolto, un'altra cavalla è Orgoglioso P, perché con lui è una cavalla che parte fortissimo, già è alla corda, è una cavalla che gli piace non correre in testa ma tirata, sì, e si esprime molto meglio. Benissimo. E niente, dai. Ottima analisi, Luciano. Allora, un mondo di bene, dico, riproviamoci. Grazie. Il poster ormai già è ordinato. Cerco di riprovarci di nuovo, dai. Così facciamo l'ufficio con tutte le foto dei poker. Benissimo. È difficilissimo. Sì, certo. Vabbè, dico, però non mettiamo. Però mai dire mai. Mai dire mai. Bene, in bocca al lupo. Crepi il lupo, una buona giornata. Ciao a tutti. Siamo con Paolo Conticelli. Allora, Paolo, ciao intanto. Buongiorno. Impegnato nella prima corsa riservata agli aspiranti allievi. È una corsa che vede in pista ben 12 cavalli di 4 anni. La distanza è quella del doppio chilometro. Tu sei in pista col numero 3 Ronchis Jet. E allora, come la vedi la corsa, Paolo? Ma secondo me è una corsa, diciamo, ci sono dei cavalli un pochino più superiori. Certo, sembra una corsa aspirante allievi, certo, rimane. E quindi ci sono sempre le sorprese. Come cavalli mi piacciono, allora, come so, la voce del campo, Rea Silvestri, che ha lavorato bene. Il numero 2. Il numero 2. Poi c'è il 4 di Regan B. Poi mi piace anche il rosso nero Egral. Sì. E come sorpresa mi piacerebbe il mio. Anche il Ronchis Jet, che comunque ho visto le prestazioni abbastanza corsa, in salute. L'ho anche guidato già due volte e mi sono piazzato tutte due volte. Infatti. Allora, la tua base qual è? Secondo me... Rea Silvestri vincente, con Regan B, vincente, Rea Silvestri con Regan B e Ronchis Jet. Col 4 e il numero 3 Ronchis Jet. Perfetto, Paolo, in bocca al lupo. Crepi. Ciao. Siamo con Antonino Pecoraro, che salutiamo. Ciao. Allora, con Antonino commentiamo la terza corsa. La terza corsa è una corsa riservata ai puledri di 2 anni sulla distanza del miglio. E tu sei in pista con Tratalias. Che ci dici? Allora, è una cavalla tutta, è una cavalla da corsa. Secondo me con questi potrebbe avere chance di prima, cioè assieme a quella di Buzzitta e di Mimmo, che sono due cavalli che ho seguito, che li faccio due buoni cavalli. Però lei non è da... non demolte, perché è una lì. Cavalla che... devono stare attenti, sì, è una cavalla che si può esprimere attorno a 2.4. Che ha delle buone punte di sì, velocità. Sì, io sono convinto che attorno a 2.4 domani si dovrebbe esprimere. È una cavalla che parte forte, è una cavalla da giudiziosa, da corsa, diciamo. E infatti. Il mio pronostico è... voglio azzardare un pochettino. Sei vincente con 4 e 5. Azzardiamo. Sei vincente con 4 e 5. Perfetto, ok, ti ringraziamo. Alla prossima. Ciao, grazie. Siamo con Giuseppe Messineo e Luciano Messineo. Buonasera. Analizziamo le corse in cui siete impegnati. Alla quarta, papà Pippo con il numero 15 Señoritas. È una corsa con i cavalli di 3 anni in pista, 15 cavalli al via, inserita nel palinsesto dell'Ippica Nazionale, un rapporto di scuderia tra il numero 3 Sole Nascente e il numero 11 Sasca Chuck GSM. Allora. Senti, il mio è un cavallo che va forte, però ha problemi di carattere, che bello e buono sbaglia. L'altro giorno mi fa 15 in giro con due vetture quando sono rientrato l'altro giorno. E voi che ti dico, se va percorso liscio c'ha chance di prendere soldi.
Comunque, qua la cavalla che a me piace tantissimo è questa di mio nipote Mimmo, Sofia del Rum. Sofia del Rum, il numero 14. Sì. E poi mettiamo questo Sole Nascente, questo di Cosimo Cangelosi. Numero 3. E mettiamo questa che porta cosa? Bolino popolare, Sasca Sole Ciocche. Sasca Ciac GSM. Che fa scuderia con numero 3, Sole Nascente. Ok, allora la palla passa a Luciano Messineo Junior. Poco fa abbiamo sentito tuo cugino. Sì. E l'altra volta mi pare nello stesso giorno in cui ha fatto il poker lui, tu hai vinto con Silenzio. Allora dobbiamo fare il replay. Allora parliamo della sesta corsa. Sesta corsa è il sottoclou della giornata, quindi una bella corsa. Sono 8 cavalli al via, cavalli di 3 anni. La distanza è quella del miglio. Sì. Allora, in questa corsa sono cavalli che la cavalla ha corso fin dal debutto, sono cavalli che conosciamo bene. In questa corsa a me piace molto il numero 5, che all'ultima si è messo in cazzo. Merengue, sì. E il numero 6 Sponge Bob Griff. Qua sicuramente ci sarà una lotta a partire tra il 5 e il 6. Cioè, noi andando a finire bene in posizione penso che... Stiamo alla finestra. Sì, stiamo alla finestra. Penso che il piazzamento non ce lo toglie nessuno. Niente, i cavalli che a me piacciono molto sono SpongeBob Griff, primo, Salsa e Merengue e Sira Gigast. 6-5-1 nell'ordine il pronostico di Luciano Messineo Junior per la sesta corsa. Grazie, ci vediamo. Ciao. Siamo con Piero Lazzara al debutto nel nostro canale YouTube Ippodromo Palermo La Favorita e Fulvio Gallo, entrambi gentleman, per analizzare la corsa gentleman del convegno di domani. Allora, Piero, inizi tu. Sei a una corsa con 16 cavalli al via, sono cavalli anziani di categoria G, la distanza è quella del miglio. Tu sei impegnato col numero 16, Lampo di Re. Lampo di Re. Avrei preferito un altro numero, ma comunque, per una piazza ci provo sempre, una bella piazza, perché il cavallo va da 16 tranquillamente. E per me il cavallo base è Master Rock. Master Rock, il numero 8. Sì. E dopo, giustamente, vedo come che mi piace un sacco, come vincente, Lavinium. Lavinium, il numero 3. Vuoi ampliare ancora di più il sistema, visto che è una corsa inserita nel palinsesto dell'Ippica Nazionale? Sì, un intimo amico mio, Galluzzo. Galluzzo. Allora, anziché il cavallo, scegliamo il driver. Galluzzo guida il numero 10, Lester Griff. Per concludere la terna, stop. Pietro si è pronunziato. Allora andiamo adesso a Fulvio, non menzionato da Pietro Lazzari. Ci mancherebbe, allora, perché ognuno gioca le sue chance. Giustamente, il pronostico è una cosa soggettiva. E allora, Fulvio, tu sei in pista con il numero 6, Pirouette Starlight. Sì, allora, Pirouette l'altro giorno ha corso veramente bene, girando di fuori a Orange, è ancora arrivato a sesto. Devo dire che in questa corsa io penso che ci stia piazzato. Devo capire un poco, ecco, come viene la partenza, perché di sotto parte Mercato in UR, Notte in una piena e Pinna S. Dipende, se non trovo posto magari posso anche provare di sfilare in avanti, però ecco, non so, ecco, gli altri cosa vogliono fare, se correre davanti o andare via. Altri cavalli, c'è un cavallo che ha corso benissimo ultimamente, Puffic 3B, il numero 13, la Pampillonia, e Lavinium per la guida. È il numero 3 Lavinium. Dico, dovessi la giocare base, una base piazzata, il numero 1 McLaren UR. McLaren UR piazzato. McLaren UR perché quando lo guida Giannola, e lo guida quasi sempre lui, è sempre pronto, parte forte. Può andare in testa, può andare secondo, comunque per me è la base piazzata. Poi gli altri a seguire, mi piacciono Lavinium. Il 3, Lavinium, sì. Pinna S, il numero 4. E poi il numero 10, Lester Griff. Lester Griff. L'altro giorno ai nastri è corso molto bene, mi è piaciuto, è guidato tra l'altro anche bene stavolta. Quindi... Dall'amico di Pietro, Carmelo Galluzzo. Gli altri è un pernallotto. Va bene. Perfetto, ottima analisi per entrambi e vi auguro un mondo di successi in pista. Ok, mille grazie, buona giornata anche a voi.